onoraria per il primo dirigente Diego Trotta e il sostituto commissario Antonio Pirrotti, napoliziotti tuttora operativi al commissariato di Gioia Tauro. E quanto ha deciso l'amministrazione comunale di San Ferdinando, che nei giorni scorsi, nel corso di una cerimonia, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, ha consegnato le pergamene celebrative ai due uomini dello Stato e anche al maresciallo superiore Francesco Vadalà, in rappresentanza del comando locale della stazione dei Carabinieri. La cerimonia presieduta dal primo cittadino di San Ferdinando, Andrea Tipodi, che oltre a leggere le varie motivazioni che hanno portato al riconoscimento del suddetto, ha sottolineato l'importanza della comunità di manifestare apprezzamento e stare dalla parte della legalità. Del tutto in linea queste parole con quelle del prefetto Massimo Mariani, che nel concludere la cerimonia ha ribadito la grande importanza della collaborazione tra la popolazione e le forze dell'ordine per poter liberare questa terra dalle mafie. Noi adesso stiamo ascoltando il primo cittadino. Sì, è stata conferita la cittadinanza onoraria a tre valorosi, tre rappresentanti delle forze dell'ordine: il primo dirigente del commissariato di Gioia Tauro, Diego Trotta, insieme con l'ispettore superiore Antonino Pirrottina, e la caserma dei Carabinieri di San Ferdinando, che è guidata dal maresciallo Francesco Vadalà, maresciallo maggiore Francesco Vadalà. Io ho avuto modo, e abbiamo avuto tutti quanti modo, di apprezzare in tutti questi anni qui all'interno del nostro territorio il valore e le qualità professionali e umane di questi uomini, che non solo hanno onorato la loro divisa, ma hanno fatto dono di un esempio di dovere reso più ricco dalla consapevolezza, dalla misura, dell'equilibrio e da un senso di prossimità anche consapevole e responsabile. Ed è stata anche una occasione per poter pronunciare parole e compiere atti utili a ribadire, a rinnovare il rifiuto della comunità di San Ferdinando, di quella cultura delinquenziale che ha condizionato pesantemente il vissuto collettivo della nostra comunità, così come il destino individuale anche di molti nostri abitanti. È stata un'occasione per pronunciare anche quelle parole necessarie a ribadire la necessità e la urgenza storica di una nuova convivenza civile capace di costruire quotidianamente invece una redenzione, una resurrezione, affinando e rendendo più lucidi gli strumenti della cultura, del lavoro, della legalità. Una triade valoriale, un nodo luminoso e generativo che solo può assicurare e garantire una crescita del territorio in modo prospero e anche felice, come l'avevano immaginato i nostri padri contadini e come noi vogliamo consegnare anche alle future generazioni.